Se come cattolici e ortodossi vogliamo proclamare insieme le meraviglie della misericordia di Dio al mondo intero, non possiamo conservare tra noi sentimenti e atteggiamenti di rivalità, di sfiducia, di rancore. La misericordia stessa ci libera dal peso di un passato segnato da conflitti e ci permette di aprirci al futuro verso il quale lo Spirito Santo ci guida. È l'auspicio che Papa Francesco ha rivolto martedì ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, ricevuti in Vaticano alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo, a pochi giorni dalla chiusura a Creta del Concilio Panortodosso. All'importante appuntamento il pontefice aveva già fatto riferimento, sollecitato dalla domanda di un giornalista presente sul volo Yerevan-Roma. Io sono contento. Hanno parlato tante cose. Credo che il risultato è positivo. Il solo fatto che queste chiese autocefale si siano riunite in nome dell'ortodossia per guardarsi in faccia, per pregare insieme e per parlare e forse dire qualche battuta, ma quello è positivissimo. Io ringrazio il Signore. A tracciare il cammino dei lavori conciliari è stata la voglia di affrontare insieme, al di là delle rispettive identità e delle differenze, le sfide che la cultura attuale pone dinanzi al cammino missionario della Chiesa ortodossa. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch, che in qualità di osservatore ha partecipato al concilio. Un tema molto importante e principale, fondamentale, è il testo sulla missione della Chiesa ortodossa nel mondo di oggi. E questo è molto importante perché la Chiesa ortodossa si è orientata molto nel passato, una grande storia. E con questo documento ha mostrato che la Chiesa ortodossa vuole avere una missione, una voce nel mondo di oggi, e penso questo documento è molto importante e fondamentale. Abbiamo scritto un capitolo nuovo nella storia della nostra Chiesa, ha detto il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, alla chiusura dei lavori conciliari. Le differenze cessano di essere un ostacolo per il raggiungimento dell'unità, tramutandosi in doni preziosi solamente quando si comprende che un corpo non è altro che l'insieme delle sue diverse membra. Penso che questo concilio ha avuto un grande contributo all'ecumenismo, perché se è possibile che la Chiesa ortodossa può approfondire l'unità, un po' di consenso tra di loro, è molto importante per il dialogo, per esempio, che noi cattolici, perciò già nel settembre abbiamo la plenaria prossima della nostra Commissione internazionale tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica. In questo senso è molto importante che il Concilio ha confermato la volontà di continuare e approfondire il dialogo ecumenico. E io penso, spero, e alcuni primati hanno detto che questo Concilio è un inizio. Un primato ha parlato, forse dobbiamo avere un Concilio ogni 7 anni, 10 anni. E penso che questo concilio ha dato l'esperienza che possiamo risolvere molti problemi, molte sfide se facciamo questi incontri conciliari. In questo senso io spero per la Chiesa ortodossa una buona continuazione della conciliarità.